Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come vedete, iniziamo XCOM 2. Questo è un primo video in cui vi faccio vedere tutte le personalizzazioni dei personaggi, in quanto per chi ha piacere può commentare sotto questo video con tutte le personalizzazioni che vuole all'interno del proprio personaggio, e questo verrà inserito nella squadra. Ovviamente, se volete una personalizzazione, cioè un ruolo specifico, una classe specifica, allora al primo personaggio disponibile di quella classe verrà assegnata la vostro personaggio. Altrimenti potrete anche dire non specificare oppure mettere recluta, e verrà già personalizzato direttamente la recluta. Poi verrà quello che diventerà. Oggi vi faccio vedere tutte le personalizzazioni prendendo un personaggio qualunque, nel senso lo andiamo a vedere così da darvi un'idea di tutto quello che potete personalizzare. Iniziamo dalle informazioni personaggio, dove potrete indicare nome, cognome, un eventuale soprannome, volendo anche una biografia del personaggio, se volete creargli una piccola storia, una nazionalità. Ho impostato i discorsi, diciamo le parole, le frasi dei personaggi in base alla propria nazionalità, quindi non parleranno tutti l'italiano ma parleranno nella loro lingua. Un sesso, ovviamente c'è maschio e femmina, chiaramente potrete andare a scegliere quello che più vi aggrada, e una voce. Anche la voce sarebbe carino comunque metterla su una lingua decente, nel senso non un italiano che parla in giapponese, ma una lingua comunque loro, salvo che nella biografia si spieghi il perché. Vi faccio ora l'anteprima di tutte le lingue, così potrete scegliere quella che più preferite. Double time. Go, go, go. Got it. Double time. 10-4. Got it covered. No need to ask twice. Affirmative. Solid copy. Copy that. No need to ask twice. Got it covered. Go, go, go. On it. On it. Got it. Compris, j'y vais. Je confirme la position. Allez, allez, allez! J'y cours. D'accord. Affirmatif. J'y cours. J'y cours. Allez, on bouge! Je m'en occupe. Jawohl. Bin dabei. Spurte los. Los, los, los. Wird gemacht. Bestätigt. Und ab geht's. Bin dabei. Bin unterwegs. Bin schon dabei. Posizione confermata. Ok, mi muovo. Corro. Posizione confermata. Sono già lì. Forte e chiaro. Mi muovo. Su, su, su! Ci penso io. D'accordo. Io mi incargo. Allá voy. Paso ligero. Ubicación confirmada. Ubicación confirmada. Ya estoy. En marcha. A la orden. Allí voy. Eso haré. Desce. Questo non so cosa sia. Dopo le lingue abbiamo, dopo la voce, abbiamo l'atteggiamento, che penso che sia semplicemente una posa, ecco, quindi diligente, rilassato, eccetera eccetera. Ok, poi abbiamo invece la personalizzazione estetica. Ovviamente, come vedete qua, potete non solo far apparire un soldato, ma volendo anche dei nemici. Quindi volendo potrete anche creare dei soldati nemici, dei generali, se preferite, che quindi verranno messi come nemici. Non so bene come funziona, ma in caso, se volete provare, non c'è problema. Vi faccio vedere tutte le personalizzazioni.
Non cambia niente. Ah sì, invece. Ve li faccio vedere tutti allora. Lo metto senza barba così che si vedano meglio. Dove minchia sto taglio?
Ok, era coperto. Dopo tutte le personalizzazioni della testa andiamo sul corpo, quindi colore dell'armatura. Un colore secondario. È uguale, ve lo faccio vedere ugualmente per farvi vedere come sta.
Ne tengo uno perché c'è poi il colore. Per gli stessi. E poi andiamo a personalizzare l'arma. L'arma, ovviamente, questa è quella della recluta, poi cambierà in base alla vostra classe. Poi un motivo, che anche questo andrà, contribuirà anche il colore, ovviamente. Questo non potremo modificarlo, visualizza come classi soldati neanche. Quindi questo per ora dovrebbe essere come potremo fare il nostro personaggio. Per qualunque cosa che non vi sia chiaro, scrivete qua sotto, fatemi sapere o scrivetemi su Discord. In ogni caso prenderò solo i messaggi che verranno messi qua sotto in ordine cronologico, quindi chi li scriverà per prima avrà la priorità ovviamente sul primo personaggio. Non fatevi problemi perché tanto la squadra avrà 20, 30, 40 unità, quindi non c'è problema, anche se non arrivate per primi. Detto questo, grazie per la pazienza e ci vediamo alla prima puntata. Ciao ciao!